Puoi modificare in autonomia il servizio e dominio di secondo livello Aruba gratuitamente. Entro 90 giorni dalla scadenza del dominio, durante la procedura di rinnovo online, e il costo indicato nel carrello sarà pari al costo del nuovo servizio scelto. Potrai eseguire la modifica in autonomia, dall'apposita sezione nella tua area clienti, anche se il servizio non si trova entro i 90 giorni prima della data di scadenza. In tal caso dovrai effettuare il pagamento una tantum per la modifica del servizio. Per procedere collegati alla pagina managehosting.aruba.it. Nei rispettivi campi inserisci il tuo username @aruba.it, la password associata e accedi. Cliccando su Rinnova in corrispondenza del dominio in scadenza, puoi scegliere se mantenere il servizio attivo fino a quel momento. Effettuando la modifica al di fuori dei 90 giorni prima della data di scadenza, devi cliccare su Gestisci e poi su Modifica servizio. Alla pagina successiva, la modifica di servizi che non sono presenti durante la procedura di rinnovo online, quindi entro 90 giorni dalla scadenza, né durante il ciclo di vita del dominio, richiede l'intervento dell'assistenza Aruba. Tali servizi sono indicati in questo elenco. Ti basterà selezionare il servizio che desideri acquistare e compilare i campi sottostanti, inserendo i dati di contatto richiesti. Poi procedi. Alcune modifiche prevedono un costo aggiuntivo. In tal caso il sistema ti informa con un messaggio di avviso e te ne chiede conferma. Ti consiglio di eseguire un backup dei tuoi dati se il sistema lo raccomanda. L'assistenza esaminerà la tua richiesta e ti contatterà all'indirizzo email di riferimento prima di procedere alla modifica del servizio. Per modifiche di servizi che sono presenti durante la procedura, scegli il servizio al quale desideri passare tra quelli disponibili nel carrello dei cambi. I servizi opzionali collegati al dominio, compatibili con il nuovo servizio scelto, vengono riproposti nel carrello durante la procedura. Seleziona quelli che vuoi riacquistare, oppure deselezionali se non li ritieni necessari. Clicca su Prosegui. Ti consiglio di eseguire un backup dei tuoi dati se il sistema lo raccomanda. E procedi. Alla pagina successiva accetta le condizioni contrattuali del servizio, spuntando le caselle corrispondenti. Scegli la modalità di pagamento e concludi l'ordine cliccando su Prosegui. La modifica del servizio è completa solo dopo la registrazione del pagamento da parte di Aruba. E il cambio si conclude con la ricezione della comunicazione di conferma attivazione del nuovo servizio, all'indirizzo email presente in anagrafica. Una volta che avrai ricevuto l'email di conferma attivazione, saranno necessarie circa 24 ore per l'attivazione del servizio.